Inizio il video dicendo una frase da vecchio, cioè è venuto freddo. Se inizio a fare i video con la felpa, vi posso assicurare che c'è veramente freddo perché io solitamente ho molto caldo. Ma di questo non me ne fregherà niente, però era praticamente un piccolo inizio. Allora, come state? Oggi facciamo un video che creerà tanti, tanti piccoli duelli all'interno dei commenti, ma credo che sia bello anche questo. Infatti, ieri sul secondo canale, faccio un piccolo spammino, ho caricato un video in cui rispondo ai vostri commenti, perché tante volte mi scrivete delle cose bellissime nei commenti e non ho il tempo materiale di rispondervi testualmente qui sotto o comunque per farvi capire la mia idea. Quindi, se siete interessati, vi invito a passare sotto in descrizione, dove ci sarà anche il link del secondo canale o comunque nella home page del primo, per andare a vedere anche quello. Magari ci sarà un vostro commento al quale ho risposto. E poi invece qui sotto in descrizione c'è anche il link per scaricare OneFootball, perché anche se siamo in periodo di nazionali, ieri sera l'Italia ha perso contro la Spagna, un grandissimo Federico Chiesa sul gol del 2-1 di Pellegrini, ma veramente immenso, dobbiamo comunque prepararci a quello che sarà il ritorno in campo contro la Roma ed eventualmente al mercato di gennaio, perché ieri abbiamo parlato di Vlahovic, difficile per gennaio, ma qualcosa a metà anno potrebbe accadere. Quindi scaricate OneFootball per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio. Dicevo, oggi ci sarà un po' di diatriba nei commenti proprio perché so il tasto che sto andando a toccare, sono consapevole del fatto che sto per dire delle cose abbastanza scomode, ma la cosa bella della mia community è proprio questa: la discussione, l'apertura mentale, la consapevolezza che io posso avere un'idea, tu ne puoi avere un'altra, Tizio ne può avere un'altra, Caio Jorge ne può avere un'altra ancora. Ormai questa battuta sta diventando super abusata e non fa più ridere le prime volte. Forse sì, però ora diciamo che non troppo. E il bello del mio canale è anche questo, cioè quando non ci sono notizie, quando non ci sono partite, non ci sono analisi tecniche da dover fare di quello che abbiamo visto in campo, riusciamo comunque a trovarci e a chiacchierare tra amici proprio perché alla fine chi è qui non si aspetta chissà che cosa. Io non sono assolutamente, come posso dire, non ho nessun titolo, ok? Per spiegarvi il calcio. Io vi spiego quello che vedo io e quelle che sono le mie sensazioni, i miei ragionamenti. E so benissimo che siete qua perché vi divertite ad ascoltare quello che dico e perché magari vi stimolo anche un po' il ragionamento. E voglio partire da questo presupposto. Ho dei pregiudizi nei confronti di Adrien Rabiot, così come ho dei pregiudizi nei confronti di Aaron Ramsey, e l'ho detto per tutto l'anno scorso, quando facevo le pagelle, non riuscivo assolutamente a premiare Ramsey, cioè non ce la facevo, ragazzi. Mi toccava arrivare a un punto di dire sì, ok, capisco perché in campo fa delle cose che possono risultare utili alla squadra, ma alla fine del risultato vedo tanta mediocrità e credo che Ramsey stia giocando perché semplicemente in questo momento questa squadra è così scarsa a livello di centrocampo, a livello tecnico del centrocampo, da potersi garantire Ramsey titolare perché ci sta. Ecco, io questa cosa in questo momento la vedo per Rabiot. Credo anche che Rabiot in realtà sia un giocatore perfetto per Allegri. Prima dell'arrivo di Allegri alla Juventus, cioè prima della prima partita, quando è stato ufficializzato Allegri, ma lo ricorderete, qua sul canale sono stato tantissime volte a dire: secondo me Rabiot sarà un giocatore insostituibile per Allegri, sarà un super titolare per Allegri, lo vedremo praticamente sempre in campo. E ne sono ancora consapevole, ne sono ancora convinto, perché Allegri punta tanto su Rabiot e pretende tanto da Rabiot soprattutto. Diciamo che quello che ho visto fino adesso per me non è sufficiente, o perlomeno si può e si dovrebbe dare di più per quelle che sono le mie idee. Ora, non fraintendetemi, non sono qui a dirvi che secondo me Rabiot dovrebbe fare davvero i 10 gol, 12 gol a campionato che ha detto Allegri. Io penso che quella sia stata più un modo per stimolarlo, ma di questo ho già parlato anche qualche giorno fa nel video del piano di Allegri, quello che sta cercando di fare Allegri, come quello che sta cercando di fare Ragù con le mie scarpe. Secondo me Allegri sta cercando di toccare alcuni tasti nella testa di alcuni giocatori per far scattare qualcosa, semplicemente perché sa che alcuni giocatori possono dare di più, è quello che vi dicevo prima. È un po' quello che facevo con Dybala l'anno scorso, quando arrivavamo qua e facevamo le pagelle. Io del Dybala dell'anno scorso sono sempre stato convinto di una cosa: non era il vero Dybala. E qualcuno invece nei commenti mi diceva: ma no, adesso vedi che sta ricominciando, ogni tanto ci sono dei momenti che... Sì, ma l'anno scorso, ragazzi, non è stato Dybala. E
e io so che cosa può dare Dybala, perché conosco Dybala, ho visto Dybala, sono un fan di Dybala, sono innamorato di Dybala, del suo mancino, del suo modo di giocare e del tipo di approccio che può dare alla partita quando è concentrato, quando sta bene a livello fisico e mentale. Quello dell'anno scorso non è stato Dybala, perché non era tranquillo. Quello di quest'anno a tratti, molto più a tratti rispetto a quello dell'anno scorso, dove veramente c'era magari una giocata e basta all'interno della partita. Quest'anno già di più, non è ancora arrivato al massimo, ed è quello che vi dicevo l'altro giorno. Se Dybala ora rinnova 10 milioni di euro all'anno, che mi dimostri di essere un giocatore da 10 milioni di euro all'anno. Credo che sia ormai brutto dover accontentarsi delle prestazioni dei calciatori e dire questo calciatore sì, perché lui o perché magari mi sta particolarmente simpatico, anche se non fa una buona partita gli riconosco che alcuni momenti no, non è questo, ma lo so per certo è che è difficile fare questa cosa. L'altro giorno qualcuno mi ha detto: tu sei un fan di Locatelli e di Chiesa, dai sempre dei grandi voti a Locatelli e a Chiesa. È vero, sono due giocatori che mi piacciono particolarmente all'interno della rosa Juventus. Ma perché mi piacciono particolarmente? Perché in campo riescono a fare delle prestazioni che mi convincono. E quest'anno, in questo inizio di stagione, credo che Chiesa e Locatelli, se non i migliori due, siano due tra i migliori in assoluto della Juventus. Quindi per forza di cose poi, quando le cose vanno bene, questi giocatori li fanno andare bene, riesco ad esaltarli. Per farvi capire meglio anche quello che intendo, sto tenendo il conto di tutte le valutazioni che stavano dei giocatori. Fino adesso abbiamo giocato 9 partite, ok? A Locatelli in questo momento ho attribuito una media di 6.69 per le 8 partite a cui gli ho dato il voto, perché la prima ha giocato veramente pochi minuti, quindi l'ho considerato senza voto. Ed è sicuramente un voto interessante, una valutazione alta. Per Chiesa sono state 7 le volte a cui ho dato un voto e siamo a 6.86. E come potete capire, Chiesa e Locatelli sono due giocatori a cui ho riconosciuto tante volte dei grandi meriti. Un altro giocatore che mi ha stupito in questo avvio di stagione è Alexandro, un giocatore che pensavo non potesse essere recuperabile e che invece ha una media alta, cioè 6.34 in 8 volte che ho dato il voto. Voglio cercare di darvi un'idea, e quindi Bentancur, che secondo me non sta facendo malissimo, ok, ma non sta facendo malissimo, che non vuol dire che sta andando bene, in questo momento ha una media di 5.86 in 7 partite disputate. Ecco, Rabiot in 7 partite disputate ha una media del 5.5, il che significa che tante volte non mi ha convinto. È vero che Bentancur, sto dicendo, non sta andando malissimo, è una media del 6 meno. Rabiot 5.5, ma nella mia concezione, nella mia testa, nel mio ragionamento, Bentancur sta andando comunque meglio di Rabiot. Quindi non è un discorso legato ai voti, cambia veramente pochissimo a livello di media, a livello matematico. È proprio un discorso legato alla percezione che ho dei giocatori in campo. C'è da dire che in questo momento Rabiot sta giocando esterno a tutta fascia in fase di non possesso e si stringe a formare la mezzala di sinistra in fase di possesso, perché la Juventus in questo momento sta giocando così, impostando a tre partendo da dietro. Quindi un compito anche difficile, e forse è proprio qui che casca l'asino, perché l'anno scorso questa cosa la faceva Ramsey quando c'era Pirlo in panchina, era proprio lui il giocatore che doveva allargarsi in fase di non possesso e andare tra le linee dietro le due punte nel 3-4-1-2 in fase di possesso palla. Quindi forse anche quel giocatore che deve giocare in quella particolare posizione, secondo me, fa un po' fatica, perché a seconda del momento della partita deve capire la sua posizione ideale, deve capire il tipo di gioco che deve andare a fare. E Rabiot palla al piede è un giocatore che strappa, e lo strappa anche molto molto bene. Nella mia testa, in questo momento, nella stagione di Rabiot, ci sono delle cose fatte bene, veramente bene, dei recuperi palla, ok? Delle volte in cui veramente recuperiamo il possesso in un niente, perché Rabiot è bravissimo a recuperare il possesso. E poi nel momento del passaggio decisivo, che potrebbe mandarci in porta e trasformare l'azione da difensiva a offensiva, il nulla, cosmico. E non venitemi a dire che Rabiot non ha il piede per mandare in porta il compagno, perché capisco che non possa magari fare un lancio allucinante e bellissimo, che ha fatto tra l'altro contro il Chelsea, quando apre per Cuadrado e quando Bernardeschi sbaglia quel gol abbastanza facile al centro dell'area di rigore, quindi l'ha fatto. Ha un pallone basso, raso terra, in rifinitura, in verticale, sui piedi del giocatore, del compagno che scatta in avanti. Io lo pretendo da un giocatore che è titolare della Juventus, titolare della Francia e guadagna 7 milioni di euro all'anno. Non potete dirmi no però non esiste se sei un titolare della Juventus, un titolare della Francia e un giocatore che guadagna 7 milioni di euro all'anno. Io potrei capire un ragazzo che viene su
alle giovanili, che magari non ha la freddezza, il coraggio, la personalità anche, di rischiare la giocata. So che vi ricorderà qualcosa questa cosa. Ma uno come Rabiot, che ha giocato in carriera con Ronaldo, Mbappé, ha giocato con Ibra, mi pare, anche al PSG, ha giocato con fior fior di campioni, significa che qualcosa ce l'ha. E se è titolare in queste squadre, ed è stato un titolare del PSG, tranne l'ultimo anno dove non voleva rinnovare, quindi ha fatto praticamente tra panchina e tribuna una marea di non presenze, io non posso pensare che questo giocatore non sia in grado di farmi anche l'altra fase, quella del possesso palla. Perché tante volte noi risultiamo caotici perché non riusciamo a fare quella giocata. E né Bentancur né Rabiot in questo momento si stanno dimostrando adatti a fare quel tipo di gioco. E quindi qua bisogna migliorare. Ma l'anno scorso Rabiot è stato a mani basse il nostro miglior centrocampista, segnando anche tanti gol. Vi invito ad andare a vedere il video in cui ho messo anche all'inizio del canale, proprio quando entrate vi appare in home, il declino della Juventus spiegato in 20 minuti, dove vi faccio capire che il problema appunto è che negli anni il centrocampo ha perso smalto in fase di conclusione, in fase di creazione, quindi tra gol e assist. E Rabiot l'anno scorso era stato il giocatore che sembrava recuperato completamente e in grado di invertire la tendenza, cosa che aveva fatto anche Bentancur ai tempi di Sarri, senza poi mantenere le promesse. Ora, Locatelli in poche partite con la maglia della Juventus sembra già un giocatore recuperato, un giocatore in grado di giocare nella Juve, che ha tanti pro, alcuni difetti anche, soprattutto nella marcatura, nel tenere l'uomo, nel cercare di non perdersi appunto un avversario, perché sennò poi ci fanno gol, questa è una cosa che deve assolutamente migliorare, ma ci sono tante cose positive di Locatelli, deve mantenerle, perché se mi fa anche lui un anno buono e poi l'anno prossimo punto a capo, sembra un giocatore che potrebbe dare di più perché l'abbiamo anche già visto fare ma non lo sta facendo, allora il discorso che sto facendo per Locatelli è lo stesso discorso che ho fatto poco fa per Bentancur, aggiungo McKennie e pure Rabiot. È inutile che ci lamentiamo del centrocampo dicendo che abbiamo un centrocampo non di qualità, però poi quando i centrocampisti, facendo una giocata del singolo, non riescono a concretizzare appunto e a farci fare qualcosa di fatto bene e che nel calcio diventa efficace, e non possiamo poi giustificarli. Dobbiamo essere critici e ammettere che se una cosa la stanno facendo bene, l'altra cosa la stanno facendo male. Locatelli deve crescere sotto quel punto di vista del difensivo, sì, certo, alla grande. Rabiot e Bentancur devono crescere nella rifinitura, sì. McKennie deve crescere nella consapevolezza e nell'affrontare le partite da giocatore della Juventus, sì. Arthur lo aspettiamo, ok? Ramsey deve crescere a livello di vergogna per essere un giocatore che continuamente rotto nella Juventus poi risponde alla chiamata della nazionale gallese dopo che non era nemmeno stato convocato nel derby col Toro, ai posteri l'ardua sentenza.